Ancora assieme, ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura andiamo subito a Pordenone perché c'è una vera emergenza legata alla influenza. Ci sono due pazienti che sono gravi in ospedale, ma l'emergenza è davvero scattata in tutto il territorio, l'ospedale addirittura al collasso. Sentiamo il servizio di apertura. L'influenza ha provocato la prima vittima nella destra tagliamento. Si tratta di un uomo di 68 anni di Zoppola, Livorio Riggi, che in seguito al peggioramento delle condizioni di salute era stato trasferito una decina di giorni fa dalla residenza di Azzano Decimo al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. L'uomo, le cui condizioni si erano ulteriormente aggravate, è morto domenica pomeriggio. Affetto da altri disturbi di salute, era riuscito a superare la fase acuta dell'influenza. Gli indici della infezione erano andati normalizzandosi sino ad azzerarsi, ma il virus H1N1, quello dell'influenza suina esplosa con la pandemia del 2009, aveva però compromesso notevolmente l'attività respiratoria sino al decesso. Giunto in condizioni critiche dalla RSA di Azzano Decimo all'ospedale di Pordenone, il 68enne era stato accolto nel reparto di terapia intensiva, dove è morto nel tardo pomeriggio di domenica. Livorio Riggi viveva da solo a Zoppola e aveva una sorella che andava a trovarlo. L'uomo aveva anche altre patologie che lo avevano debilitato. L'influenza del ceppo H1N1 ha già colpito nella destra tagliamento più di una decina di persone e i casi, considerato che il picco dei contagi è previsto per la fine del mese, potrebbero aumentare in maniera esponenziale. Nei giorni scorsi il virus aveva colpito anche un 58enne che si era presentato al pronto soccorso Santa Maria degli Angeli di Pordenone con una insufficienza respiratoria e una temperatura corporea elevata, situazione questa che perdurava da inizio anno. Il quadro clinico era apparso chiaro sin da subito. Tutti i pazienti, nessuno è in pericolo di vita, sono stati accolti nei reparti ospedalieri di pneumologia, medicina d'urgenza e medicina generale. Ci stiamo avvicinando al picco dell'influenza, sottolinea l'infettivologo Massimo Crapis, e proprio per questo è logico attendersi un repentino passaggio alla fase più acuta. A rischio sono soprattutto gli anziani e chi è affetto già da altre patologie cliniche, come nel caso del 68enne di Zoppola, morto domenica. L'influenza di quest'anno non è particolarmente diversa da quella delle ultime stagioni invernali, dal momento che i virus in circolazione sono più o meno gli stessi. Non è da escludere, aggiunge Crapis, che da qui ai prossimi giorni la situazione possa peggiorare. Ci attendiamo un elevato numero di contagi, specialmente tra chi non si è vaccinato. Proprio per questo l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha deciso di giocare d'anticipo. L'obiettivo infatti è quello di limitare al massimo i disagi e di evitare il collasso, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di posti letto in ospedale. Per far fronte alla situazione di emergenza, dal momento che i pronto soccorso sono stati presi d'assalto anche nell'ultimo fine settimana, è stato aumentato il numero di posti letto, 18 in più a Pordenone, 2 nella struttura ospedaliera di San Vito e del personale medico ed infermieristico. Ciò si è già tradotto nel rafforzamento dei turni di lavoro e dei trasporti secondari, così da potenziare il numero delle ambulanze che da Pordenone partiranno alla volta di San Vito e Spilimbergo. Il pronto soccorso deve garantire risposta ad interventi tempestivi, adeguati e ottimali ai pazienti giunti in ospedale in modo non programmato per problemi di urgenza e di emergenza. I casi più gravi, codice rosso e giallo, hanno una priorità diversa rispetto a chi invece viene accolto con un codice verde piuttosto che bianco. Dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale hanno annunciato, memori di quanto successo lo scorso anno, l'avvio di una fase importante che porterà al miglioramento delle condizioni affinché non si verifichino intasamenti e sovraccarichi. Di questo passo, infatti, la disponibilità di posti letto potrebbe essere messa a dura prova. Ora andiamo a Trieste, c'è stata la visita del ministro Rixi e il Trieste si è così emerso che insieme a Monfalcone è fondamentale per la via della seta. Sentiamo le interviste. Signor Ministro, lei immagina una capacità complessiva del sistema Italia di essere competitivo e quindi lei non vede l'opportunità ovviamente di una competitività all'interno del sistema portuale italiano. Penso che questa possa essere un po' la logica. Ma sì, io credo che le varie aree territoriali, i vari sistemi portuali italiani hanno bacini di utenza specifici e diversi. Più noi riusciamo a focalizzare e a massimizzare questi bacini, più evitiamo intersezioni tra i vari bacini, più andiamo a prendere traffico che altrimenti arriverebbe in scali non italiani. E questo garantisce anche allo Stato maggiori entrate e quindi una minor necessità di aumentare la pressione fiscale, ma anzi di trovare quelle risorse che sono necessarie poi per fare quella famosa flat tax, che è l'elemento
progetto che potrebbe consentire all'industria italiana di ripartire in maniera assolutamente forte. Oggi i porti italiani generano circa 13 miliardi di entrate che vengono messe nella finanza generale dello Stato. Pensare nei prossimi anni di poter aumentare questi di 5-8 miliardi di euro non è impossibile. Noi sappiamo che i traffici nel Mediterraneo nei prossimi anni avranno un grande incremento sia sulla parte crocieristica che sulla parte commerciale, soprattutto con le rotte sul sud-est asiatico. Se noi riusciamo a fare in modo che anche le merci dirette nell'Europa centrale, nell'Europa dell'est si fermino in gran parte sui nostri scali approdino da noi, pagheranno quelle tasse e consentiranno uno sviluppo maggiore anche di quelle risorse che poi sono necessarie per adeguare le infrastrutture ma anche per aumentare il benessere nel paese. Quindi oggi l'Italia si gioca tantissimo sul mare, sulla sua capacità di fare sistema e sulla sua linea logistica. Per questo credo che oggi lo sforzo di tutti deve essere quello di dialogare, di collaborare, non di contrapporsi. E in questo contesto naturalmente i porti di Trieste e di Monfalcone giocano un ruolo particolare anche per le caratteristiche, le peculiarità specifiche dei porti. Sì, per noi sono fondamentali perché di fatto quest'area, l'area nord-est, ha una capacità di penetrazione nei mercati non solo in quello austriaco, in quello ungherese, ma anche ad esempio in quello polacco e in tutta l'Europa dell'est, che ci consentono di tornare a essere protagonisti in quell'area e non solo di rifornire il nord-est italiano, che è un grande motore di sviluppo economico e di innovazione, ma anche dare risposte a un mercato crescente che è quello dell'Europa dell'est e di collegarlo con i paesi in via di sviluppo e col sud-est asiatico. Ecco, la nostra capacità deve essere proprio quella di aumentare e di sistemare una capacità ferroviaria che qua è già particolarmente rilevante, di dotarla di una serie di retroporti, di sistemi e di relazioni internazionali che ci consenta da Trieste, da Monfalcone e diciamo dall'area del nord-est di poter essere in grado di competere con gli altri paesi anche nell'utilizzo di una catena logistica mediterranea che secondo me in prospettiva, se saremo capaci, potrà sostituire anche attracchi in Mar Baltico piuttosto che nel Mare del Nord. Assessore Roberti, il Vice Ministro ha espresso una convinzione molto chiara, deve essere il sistema Italia competitivo e quindi il Friuli Venezia Giulia con la sua portualità deve dare un contributo alla capacità attrattiva di tutto il Paese. Beh, questo mi sembra evidente, del tutto evidente, oltretutto questo territorio ha una peculiarità, il nostro sistema portuale tradizionalmente non va in competizione con altri porti italiani, quindi questo problema non ce l'abbiamo. Proprio per questo motivo e per le grandissime potenzialità che crediamo di avere come portualità, come sistema portuale in Friuli Venezia Giulia, noi stiamo investendo veramente tanto sul sistema portuale, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista dei rapporti istituzionali, ma anche dal punto di vista economico. Oggi siamo al porto di Monfalcone, vicino ad un canale che vedrà un importante intervento sostenuto economicamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia per 16 milioni di euro che consentirà il dragaggio e quindi la possibilità di accesso molto più agevole a navi con un pescaggio maggiore, ma abbiamo anche degli interventi ormai prossimi al cantiere che riguardano il sistema ferroviario per garantire il trasporto delle merci, quindi la possibilità appunto di scarico molto più agevole, di trasporto molto più agevole delle merci su rotaia, quindi insomma ci crediamo e pensiamo che sia giusto sviluppare, perché oltre che un vantaggio per la Regione Friuli Venezia Giulia, crediamo che questo possa essere un vantaggio per un territorio molto più ampio che comprenda tutto il nord-est, ripeto, non portando via traffici assolutamente nessuno. Assessore Bini, oggi sul concreto un tavolo operativo che ha visto il sottosegretario Geraci incontrare i massimi vertici delle realtà produttive locali con due temi: l'export e il porto di Trieste nell'interesse della Via della Seta. Beh, oggi abbiamo voluto organizzare questo think tank perché questo rappresenta il nostro metodo di lavoro, io l'ho sempre detto, condivisione delle problematiche e delle idee. Oggi ho voluto riunire appunto qua a Trieste, grazie anche alla presenza del sottosegretario Geraci, le associazioni di categoria, c'erano tutte, e le principali imprese del Friuli Venezia Giulia, perché io dico assieme si possono davvero riscrivere le regole per farci ben competere nel mondo.
Sì, abbiamo parlato di due temi importantissimi: il porto di Trieste, un plus fondamentale per il Friuli, per l'intero Friuli Venezia Giulia. C'è l'interesse da parte di molti player internazionali nel confronto del molo del porto, ma anche l'internazionalizzazione delle imprese. Quando parli di internazionalizzazione, parli del futuro delle imprese del nostro territorio, caratterizzato al 95% da PMI, ma che possono esportare brand e idee importanti e di qualità. Il Made in Italy, il Made in Friuli Venezia Giulia è un brand assolutamente apprezzato, quindi questi tavoli servono per aiutare le nostre imprese nel concreto a crescere. Assessore, proprio nel concreto ci sarà la visita del presidente Xi Jinping a marzo e c'è una lista da preparare proprio in prospettiva di questo accordo italo-cinese, lista delle esigenze delle imprese, quindi rivolgersi all'assessorato. Assolutamente, l'ascolto. Noi ci faremo promotori di quelle che sono le esigenze degli imprenditori del Friuli Venezia Giulia da presentare al governo italiano in funzione di questa prossima importantissima vista. È un nuovo modo di lavorare, la condivisione. Rimanendo a Trieste parliamo anche del petrolio, perché Siot ora punta a un nuovo traguardo, quello di 1,5 miliardi di tonnellate scaricate. Nel 2018 l'oleodotto gestito dal gruppo Tal Siot ha scaricato nel porto di Trieste 41,7 milioni di tonnellate di greggio giunte nello scalo del capoluogo giuliano con 465 navi. Per il 2019 la società italiana per l'oleodotto transalpino punta a raggiungere un risultato unico per l'Europa: 1,5 miliardi di tonnellate di greggio dall'entrata in funzione dell'infrastruttura nel 1967, mentre tra agosto e ottobre toccherà agli ormeggi la 20.000ª petroliera. Previsti anche per l'anno in corso circa 50 milioni di investimenti. Sono questi alcuni dei dati presentati in un incontro con la stampa a Trieste dal general manager del gruppo Tal e presidente della Siot, Alessio Lilli. I numeri dello scorso anno, ha commentato, sono sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente, quando avevamo scaricato 42,4 milioni di tonnellate. E anche nel 2018, ha sottolineato, si sono verificati zero incidenti. Torniamo in provincia di Pordenone per parlare di un prete ruvido, Don Lozer, il parroco di Torre, ricordato proprio in un evento. Nel 2014 erano i 40 anni della morte di Don Lozer e c'è stato un convegno a Torre e quindi Don Giosuè ha chiesto a noi di raccontare la storia di Lozer. Lozer era massa prete, paese socialista, massa socialista, paese prete, non che ne veniva fuori, dai, e più di qualche volta le dava dai suoi amici socialisti, amici nemici, e si tirava per la giacchetta in punto di morte che domandava all'estrema unzione. E mi sono sicuro che da lì gli aveva detto, ma tu visto che avevo reso me. Lui era di una tenerezza incredibile, io mi ricordo che ero impressionato dal modo con cui diceva messa. Quindi metteva insieme questa irruenza temperamentale senza dubbio terribile. Mi ricordo una volta in riunione dei preti che si era arrabbiato dicendo perché nella liturgia non avevano ancora tolto gli esorcismi prima del battesimo, no, del bambino. Come si può dire che il bambino deve essere liberato dal demonio? Come, so che il vescovo quella volta si è arrabbiato, ma lui diceva delle cose giustissime, tanto è vero che poi anticipava quello che veniva anche nella chiesa di riforme positive. Infatti il Vangelo dal punto di vista della dottrina sociale dice le stesse robe del socialismo. Vabbè, ma c'è, cioè, la chiesa, il socialismo sono Vangelo, non chiesa, dite la versa le recce quando che parlo e stropargine una che se no va fuori tutto, non capito che vabbè. Ti dice versi le recce e uno parla va fuori, non resta niente. Le fonti che avete usato? Le fonti sono stati, alcuni sono racconti diretti, ma quello che ci ha dato una mano più di tutti è sicuramente il professor Fabio Metz. Ci ha praticamente dato le dritte per il Museo Diocesano, quindi raccogliere le foto, raccontare la storia. Imprenditori formidabili gli svizzeri, ordinati, severi. Precisione, rigore, col lavoro sul DNA, Belos, Blanca, Mann, Wepfer, Reitz, Hermann, Jenny, Burnic, Facchetti, Jair, Suarez e Macron. Sembrava la formazione della grande Inter, scusi.
il libro suo, Ricordi di un prete, ovviamente, che sono i ricordi suoi, quindi racconta quello che ha fatto lui, però un ricordo storico, il titolo esatto è Cattolicesimo democratico e modernismo tra Livenza e Tagliamento, Monsignor Giuseppe Lozer, questo di Flavio Mariuzzo, impegnativo, però questo dà un'idea del periodo storico, della complessità del periodo che ha vissuto Lozer, quindi degli argomenti che si è trovato a dibattere. Ma e della vicenda Lozer, cioè di tutto il suo, la sua storia, che cosa possiamo, cosa ci può insegnare, per dire, oggi è tutto così slauso. Le popola sapere tante lingue se non te sa cosa dire. Slauso. Oggi è tutto così slauso, che è un esempio. Oggi non crede più niente nessuno. Oggi crede solo che a ciavare il prossimo, questo crede, basta. E questi tempi qua un esempio come il suo, una determinazione, una addirittura morale, etica, un carattere, una forza d'animo, un cuore così grande. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, grazie per aver scelto come sempre la nostra informazione. Continuate a seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24. Buon proseguimento con la nostra rete.